Salve a tutti amici videoludici e benvenuti a questa nuova live per il canale Corso Videoludica, H Corte Videogiochi sul canale Viola, ancora una volta con Aritim. Allora, eccoci qua ragazzi, strano a dirsi, passiamo subito a Dishonored 2, così, de botto, senza senso. Stiamo ancora facendo Dishonored 1, abbiamo fatto soltanto un episodio, tralasciando ovviamente l'episodio 0, così che è così che ho deciso di rinominarlo, ragazzi. Il primo episodio che avevo deciso di fare inizialmente facendo la Remastered Definitive Edition della versione di Dishonored per PlayStation 4 in retrocompatibilità PS5 diventa l'episodio 0. Alla fine, ve lo ripeto anche adesso, ragazzi, non vale la pena di acquistare Dishonored Remastered, a meno che, non avendo mai avuto nessuno dei due capitoli, magari volete accaparrarvi insieme i due capitoli, quindi trovate la Collector che all'interno ha il disco del Dishonored numero 2, più il codice per download del Dishonored Definitive Edition. Alla fine, ragazzi, in realtà, ve lo assicuro, non ne vale troppo la pena. Ovviamente il gioco è bello, vale molto la candela in tal senso, e cioè, volete acquistare il gioco, fatelo, ma prendetelo versione PC se potete. E se non potete, vabbè, accontentatevi della Definitive Edition, ragazzi, però è abbastanza un lavoro veramente mediocre. Dopo averlo provato posso dirlo, veramente, l'ho provato con mano, l'ho rivisto per bene, è veramente pessimo da un punto di vista tecnico, mancanza di audio incredibile, semplicemente si sono limitati a upgradare dall'HD al Full HD, ma senza migliorare le texture in alcun modo, che risultano slavate, in bassa risoluzione, orribile, veramente orribile. La versione PC di contro invece è molto meglio, ragazzi, è nettamente superiore, e parliamo comunque della versione PC dell'ormai lontano 2012-2013, attenzione. La versione invece che oggi andiamo a giocare, ragazzi, è Dishonored 2 per PC. Io già in passato, ormai si parla però di qualche annetto fa, ragazzi, 2017 anzi più precisamente, l'avevo già portato. Il gioco è del 2016, all'epoca ancora la PlayStation 4 neanche ce l'avevo, quindi ho acquistato direttamente il gioco in versione PC. E tra l'altro all'epoca lo giocai con la mia vecchia scheda video, se non mi sbaglio, la 720 GTX 720, una cosa del genere, 2 GB, cioè proprio ormai roba vecchissima a questo punto. E oggi invece andiamo a provare a rigiocare con la GTX 1060 3 GB. In realtà già ho fatto una prova live, prima una prova di registrazione, poi una prova live di pochi minuti, a dire la verità. Il gioco regge benissimo, sembrerebbe, non sembrano esserci problemi di lag incredibile con OBS, io incrocio le dita. Volevo assolutamente provarlo, ragazzi, perché dopo tanto tempo mi è finalmente tornata una voglia matta di giocare. Vedete, io finora ho sempre giocato, ho fatto le live, ho fatto i walkthrough, ma una vera voglia, quella voglia particolare, anche immotivata, solo per una sciocchezza qualunque, che ti viene voglia di dire, oh, io voglio farmi questo, voglio giocarlo, e basta, così, anche per puro semplice divertimento, neanche per forza di cose di andare a cercare ogni singola easter egg, ogni singolo collezionabile, non me ne importa, se riesco a farlo e lo posso fare, lo faccio. Ma io, il succo è giocarlo, ragazzi. Mi era tornata così, dopo aver visto uno o due video, ho detto, voglio portare in live Dishonored, prima il primo e poi a seguire il secondo Dishonored. Oggi lo faccio proprio per prova generale, per vedere se andrà bene. Poi dalla prossima live riprenderemo Dishonored 1, lo completiamo con tutti i DLC, giocheremo poi la campagna completa di Dishonored 2 e, come vi stavo dicendo, nel 2017 io feci una speedrun di Dishonored 2, che poi addirittura finì male, perché sul finale, ragazzi, si buggò il finale sostanzialmente e venne tagliato, non venne registrato, una cosa del genere. Sostanzialmente io giocavo, però la live era saltata, quindi addirittura quella parte era completamente stata tagliata, ed è mancante il finale effettivo. Ora spero in realtà che non ci siano problemi di sorta. Io per esempio l'ho scaricato ieri notte, ragazzi, ieri sera l'ho scaricato, l'ho provato, è crashato, quindi ho ricontrollato i file di gioco, l'ho riavviato e adesso funzionava. Spero che durante live non ci siano problemi anche in tal senso, cioè che non tanto sia OBS che non deve laggare, sia il gioco su Steam che non crashi. Speriamo in bene, ragazzi. Il gioco, nonostante non abbia la scheda grafica super performante, beh, più o meno performante, che lì è richiesta, perché fra i consigliati ci sarebbe la GTX 1060 6 GB consigliata,
Però anche con la 3 funziona perfettamente. La cosa strana, che adesso vi farò vedere, è che se vado alle opzioni grafiche di settaggio per Dishonored 2, se metto la versione automatica, perché ci sono 4 scelte, bassa, media, alta, ultra, e poi c'è la automatica. Se metto automatica, sostanzialmente dovrebbe teoricamente settarmi il gioco con i parametri più ideali in base alla configurazione che uno possiede. Solo che facendo così mi va tutto a medio, praticamente. Medio, poi 1 o 2 ad alto, le caratteristiche. E rimuove tutti gli effetti possibili, tipo le ombre, gli effetti di luce belli, migliorati, perché siamo nella versione PC, attenzione ragazzi. Tutte cose che sostanzialmente per lo più mancano nella versione console, che comunque la versione console di Dishonored 2, ragazzi, che possiedo, è sicuramente di gran lunga meglio della remastered di Dishonored Definitive Edition, assolutamente, a mani basse. L'unica cosa è una cosa stupida, il motivo per cui ho voglia di giocarmelo, uno e il due ragazzi, è per una semplice cosa, il campo visivo, il fatto che nei settaggi del PC, oltre a poterli giocare a comunque fascia elevata, il gioco quindi i settaggi riterrà elevati anche Dishonored 2 ragazzi, perché su settaggi automatici mi fa così, io però sfrutto i driver Nvidia. Di conseguenza, andando a GeForce Experience e ottimizzando il gioco, quello non me lo mette a medio tutte le varie caratteristiche, anzi mi mette alto, ultra, ultra altro, una cosa del genere, insomma, in base al settaggio ideale, GeForce Experience ritiene che la mia configurazione è ideale per tenere il gioco a fascia alta ultra. Quindi non capisco a chi mi dovrei fidare, di GeForce Experience o dei settaggi automatici del gioco. Io mi fido di più di GeForce, ragazzi, perché l'ho provato il gioco, così come viene consigliato, quindi nel senso l'ottimizzazione c'è effettivamente, e non mi è parso di notare particolari cali di frame, giusto qualcosina, ma penso sia dovuto più che altro al V-Sync attivato. Forse se rimuovo il V-Sync e abbasso un settaggio particolare, è proprio fluidissimo, ma per lo più funziona tutto egregiamente, ma veramente, e tengo tutti i settaggi elevati praticamente, ragazzi, attenzione. Ho appunto anche fatto una live di prova per vedere se tutto funzionava e funziona tutto alla grande anche con quei settaggi al massimo, quindi è così che ce lo giochiamo noi. E stavo dicendo per l'appunto, ragazzi, che il motivo per cui adesso ho voglia di giocare così tanto è questa stupidaggine, cioè voglio giocarmelo al massimo possibilità possibile consentita dal mio settaggio PC, con il fatto di aumentare il campo visivo, rendendo il tutto l'immagine più nitida, molto più ampia, molto più bella da vedersi. È questa semplice stupidaggine, cioè è una cavolata. Anche a voi vi sarà mai capitato, ragazzi, di voler giocare a qualcosa così tanto per volerlo fare, per una semplice sciocchezza? Ad esempio, è una cosa di molti anni fa, quando uscì Iron Man 1 al cinema, io andai a vederlo. Durante la visione e finito di vedere il film, dissi così a me stesso: ci voglio giocare The Punisher. The Punisher, gioco per PlayStation 2. Semplicemente perché anche lì compariva Iron Man. Cioè, questa, cioè, è una stupidaggine, ragazzi, ma avevo voglia di giocarlo e mi ci divertivo pure quando poi lo rigiocai effettivamente. Stessa cosa adesso qui, è semplicemente perché ho rivisto un video qualche tempo fa di uno che ci giocava con i settaggi al massimo, il fatto che aveva il campo visivo bellissimo, di gran lunga meglio della versione console basilare, ragazzi. Mi sono così abituato a questo genere di gioco qui su PC che giocarlo su console non mi dà più la stessa soddisfazione. Tra l'altro, io avrei in mente questo: ora voglio giocarmi Dishonored 1, poi seguirà il 2. Finito questi due, ragazzi, avrei intenzione di fare la trilogia completa dei Bioshock 1, 2 e Infinity, sempre su PC, settaggi al massimo, perché lì me lo posso, comunque so per certo di potermelo permettere, e col campo visivo al massimo possibile nei settaggi delle opzioni grafiche. Anche lì, in quel caso, prima farò una prova per conto mio per vedere se OBS non mi darà problemi. Non dovrebbero, perché già i Bioshock 1 e 2 l'avevo già pre-registrati tempo addietro. Quindi so che comunque la registrazione funziona. Bisogna comunque vedere se in live funziona oppure potrebbe laggare. Ma per quei giochi lì, siccome sono giochi abbastanza vecchiotti e comunque la versione che io voglio portarvi in futuro, finito questi due giochi, le versioni Bioshock 1 e 2 che voglio portarvi sono le versioni remasterizzate per PC. Ma io possiedo anche le versioni vecchie per PC e per console. Quindi in ogni caso ho soltanto l'imbarazzo della scelta.
D'altra parte, so che la versione anche remasterizzata funziona perfettamente con i settaggi che io possiedo, e quindi è quella la versione che vi porterò però in live. Tra l'altro è una cosa che uno di voi, molti anni fa, quando avevo pubblicato i video gameplay di Bioshock, mi aveva anche richiesto. Proprio un commento mi diceva, sarebbe bello vederlo su live, queste Bioshock. Bene, dopo a distanza di 3-4 anni, finalmente lo farò. Ma non prima di Dishonored. Va bene, ora basta di tergiversare, ragazzi, abbiamo perso troppo tempo. Mi ci dedico un paio di orette. Dai, avviamo il gioco. Spero che tutto funzioni come si deve, ovviamente. Dai, Dishonored 2. Ma l'ho messo bene? No, l'ho messo al contrario. Ecco, mi pareva infatti strano. Vai. Ah, ovviamente non lo giochiamo con mouse e tastiera, per quanto è molto più preciso, però gioco tramite joystick. Tra l'altro il vecchio joystick è PlayStation 4, anche se il joystick PS5, ragazzi, è compatibilissimo, eh? Se lo mettete su Steam funziona perfettamente. La Bethesda, che qui non è casa di produzione ma di distribuzione, sempre prodotto dagli Arkane Studios, anche il secondo capitolo, ovviamente, ragazzi. Il Void Engine, powered by ID Tech. È il motore grafico utilizzato. Ecco qua. Allora, io ho già collegato l'account Bethesda, ragazzi, e quindi ho ottenuto la modalità per giocare in bianco e nero. Modalità bianco e nero. Un nuovo stile per giocare. La missione Plus, dove immagino sostanzialmente sia molto più complicata. Puoi giocare proprio una missione nuova da capo, però al plus, quindi molto probabilmente sarà tutto molto più difficile. Prova tutti i poteri. Il pacchetto assassino imperiale è aggiunto, quindi l'assassino imperiale mi darà accesso a cose come ad esempio rune extra e varie cose così, insomma. Però noi ci giocheremo la campagna a livello normale, ragazzi, eh. In realtà, come vedete, potremmo giocarci le missioni, perché comunque ho già sbloccato tutto quanto, rigiocarci le missioni da capo con i poteri sbloccati, oppure una nuova partita plus. Però giocheremo la live proprio come se fosse una prima volta, quindi tutto da zero, veramente. Sono un po' indeciso però se farvi Corvo di nuovo, Corvo Attano, il personaggio del primo capitolo della saga, oppure giocare nei panni di Emily, sua figlia, perché qui abbiamo anche la possibilità di giocare con due tipologie di personaggi. Quindi praticamente, ragazzi, è due giochi in uno, perché ognuno ha poteri similari, ma comunque approcci e approcci simili, ma comunque i poteri si diversificano tra quelli di Corvo, che sono quelli classici del primo gioco, e quelli di Emily, che sono completamente nuovi, effettivamente. Quindi sono un po' indeciso. Quando feci la live speedrun del 2017, giocai nei panni di Emily, se non mi sbaglio. Quindi potrei giocare nei panni di Corvo di nuovo, questa volta. Facciamo così, dai. Allora, normale, difficile, personalizzata. Questa è un'ottima cosa. Rispetto al primo capitolo originale, ragazzi, sono state personalizzate molto di più le difficoltà, vedete? Difficoltà facile, modalità salvataggio libero, ruota di selezione rapida, tempo rallentato, percezione dei nemici più lenta. Potete scegliere voi, addirittura, anche se faceste a livello difficile, facile, medio, potete scegliere voi cosa settare in base a come volete giocare voi. Io però vado di default, livello normale. E avviamo il tutorial. Capitolo 0, Downwall 1837-1852. Nei panni di Emily Caldwin, sovrana dell'impero delle isole, hai molti nemici. Tuo padre è Lord Corvo Attano, famigerato protettore reale e capospia. Da quando sei salita al trono, Corvo ti ha addestrato duramente nell'arte della furtività e del combattimento. Ricordo l'addestramento con mio padre negli anni dopo la peste. Un giorno, diceva, i nostri nemici verranno per te. I rumori e gli odori di Danul non cambiano mai. È la mia
della città. I settaggi l'ho già sistemati tutti, ragazzi, che attenzione. Che tipo di addestramento avrai in mente, mio padre? D'accordo, maestà. Vediamo che cosa sai fare. Incontra mio padre, ok. Tuo padre. Accovacciati. Se procedo velocemente posso scivolare sotto. Presto. Sapevo di potercela fare. E adesso? Dovrai correre, superare l'ostacolo e scivolare Fatto. Sotto. Fatto. E adesso? In generale, ragazzi, si può notare come hanno lavorato molto di più nel comparto tecnico rispetto al primo capitolo. Il motore grafico è sempre lo stesso, migliorato sicuramente. Però è bello, visivamente parlando. Ciò che colpisce di Dishonored, ragazzi, non è tanto la componente grafica quanto la sua, il suo tratto artistico. Se solo potessi passare i giorni a correre e saltare. Hopla! Vieni da me. Hai imparato bene. Sì, ho imparato bene. Quanto sei silenziosa, signorina. E per ora sembra andare bene la live, ragazzi. Ok, la tecnica della furtività. Come al solito possiamo accovacciarci per abbassare il rumore dei passi. Arrivare di soppiatto dietro una persona. Sbirciare tramite l'apposito tasto anche dietro l'angolo. Voglio che tu mi colga di sorpresa, se ci riesci. E che ci vuole? Ho imparato. Portati dietro il nemico, coglilo di sorpresa e fallo svenire. Davvero ben fatto. Personalmente ritengo che la voce che hanno dato nulla da togliere al doppiatore, ragazzi, non è tanto lui che non ha fatto un buon lavoro, è che non ci sta bene, secondo me, su la voce di Corvo non ci sta bene questa, tutto qua. Silenziosa come una lince che caccia. Non mi convince nella sua corporatura, diciamo, ecco, o per l'aspetto generale che ha. Ricorda, una pistola sveglierà tutti. La balestra invece è silenziosa. Sì, bruciate tutti. Bingo. Tornano anche i libri da leggere, ovviamente. Il tutorial è del tutto saltabile, ragazzi. Soprattutto se avete già giocato il gioco. Vediamo di combattere un po', vuoi? Oh, aspettate. Sì. Forza. Sì, sì, attacco, attacco. Colpisci forte. Qui è il tutorial, attaccare con RT. Ora perché sono abituato in realtà col tasto di mouse e tastiera, ragazzi, per Dishonored 2, quindi mi ci devo rivedere. Ok, RB per bloccare. Uno, dai. Due, perfetto. Quella tecnica mi frega sempre, perché fanno il saltello all'indietro mentre colpiscono. Parando con il giusto tempismo potrai sbilanciare il nemico. Forza. Para con la lama. Sì. Sei veloce. Bella mossa. Aio! Visto, mi ha colpito. Questo fermerebbe anche l'assassino più determinato. Puoi strangolare un nemico anche in combattimento. Questa è un'ottima... Hanno ampliato veramente il set di mosse che uno può usare in combattimento, ragazzi. Ad esempio, adesso in combattimento possiamo, una volta sbilanciato il nemico, prenderlo e strangolarlo o ucciderlo direttamente, ma con mosse molto più coreografiche. Quando un nemico è sbilanciato, aspetta, occhio, boom! Mi sento meglio sapendo che puoi cavartela da sola.
Quando arriveranno i guai, sarai pronta ad affrontarli. Sì, padre. Lunga giornata a Dunwall, capitolo 1. Oggi è l'anniversario della morte dell'imperatrice Jessamine Colduin, assassinata 15 anni fa. Visitatori a tutto l'impero hanno viaggiato fino alla torre di Dunwall per commemorare l'evento. Perché celebrare l'anniversario di un omicidio? Semmai è commemorare la persona che è morta, non tanto il fatto di ricordare che è stata uccisa. Un sicario assaltò il palazzo nel quale ero nata e pugnalò mia madre al cuore. In seguito, i mandanti dell'omicidio cercarono di usarmi come pedina nei loro giochi di potere. Ci sarebbero riusciti se non fosse stato... Sciocca vita per la ragazzina! ...che diede loro la caccia e sventò la cospirazione. Dopo tutti questi anni... Sarò la regnante che mi... Il finale canonico, ragazzi, è quello in cui noi non abbiamo ucciso nessuno all'interno del gioco originale, eh. Più precisamente è un finale, insomma, in cui abbiamo dimostrato che sì, si deve uccidere quando serve e anche provare pietà, sostanzialmente. Il finale buono, diciamo, è quello canonico. Non so se imbarcarmi e fare vela per l'altro capo del mondo oppure far giustiziare tutti quelli che mi circondano. Qui il principio sarà lo stesso, ovviamente. In base alle nostre azioni, buone o giuste, cattive che siano, cioè in base a come ci comportiamo, decideremo il finale del gioco. Fate attenzione, maestà. Non ho voglia di tutte queste cerimonie oggi. Il vostro anello. Ecco, siete pronta. Grazie, Alexi. Apri pure. Tutti salutino Sua Maestà Imperiale Emily Colduin. Leali sudditi. Prima del suo nome, nata dalla tempesta. No. Onoriamo mia madre, Jessamine Colduin. Che il suo ricordo sopravviva per sempre. Emily. Padre, sembri stanco. Ogni anno spero che l'anniversario della morte di Jessamine sia meno doloroso, ma non lo è. Ho 15 anni in più sulle spalle, piccola mia, eh. Ci credo che sono stanco. Non preoccuparti degli agitatori. E prenderemo l'uccisore della corona prima o poi. La gente pensa sia tu. Che questi omicidi siano dei tentativi di proteggermi andati male. No, qualcuno cerca di incolparci prendendo di mira i nostri nemici. Vorrei poter scappare da tutto questo. A volte lo fai. Credi che non sappia delle tue nottate sui tetti? Coraggio, la cerimonia finirà presto. Come al solito, ragazzi, fanno comparire... Questo è perché ovviamente nella fase di produzione forse... Strano che non ci avessero pensato, perché nella modalità PC c'è questa possibilità. Ampliando il campo visivo, se ad esempio qui a destra improvvisamente compare un personaggio, nella versione console noi non ce ne accorgeremmo, perché abbiamo la visuale molto più stretta. Siccome il campo visivo nella versione PC può essere ampliato... Qui a sinistra magari compare un personaggio dal nulla, proprio da zero, perché secondo la scrittura deve venirci a sinistra. Però nella versione console il campo visivo è sempre più stretto, non ci fa vedere la comparsa magica del personaggio. Sembra che venga da sinistra da un punto nascosto e basta. Infatti abbiamo appena visto, forse non l'avete notato, che a Corvo è comparsa in mano una rosa, a caso. La maestà imperiale protettore reale Corvo Attano. È nostro concittadino. Ser Conos vi fa le sue condoglianze in questo triste giorno e invia doni dalla nostra nazione, la nuova stella dell'orizzonte meridionale. Vi siamo riconoscenti. Aspettate a ringraziarmi perché ora vi darò il più grande dei regali, la famiglia. Ecco la sorella perduta di Jessamine Colduin, la legittima imperatrice. Di Laila Colduin. Impossibile. Mia madre aveva una sorella. Mia cara nipote, salve. Ma guarda un po' chi c'è, Delilah! Era l'imperatore Yuorn Jacob Colduin e Jessamine era mia sorella minore. Quando lei morì, purtroppo io non ero ancora pronta per mostrarmi a voi. Chissà perché non eri ancora pronta, Ma adesso sono tornata a casa. Questa, ragazzi, è una vera strega. Sei la benvenuta qui a corte.
Ve l'avevo detto, no? Che lei era introdotta nei DLC dedicati, dei Dishonored 1, in cui controlliamo Daud, però, l'assassino. E qui torna come protagonista di... come villain assoluta. Protettore reale. Pensavi di farla franca dopo quegli omicidi, vero? Vivere nel mio palazzo ti ha protetto, ma ora basta. Voi tutti ascoltatemi. La legittima imperatrice è tornata. Salutate l'imperatrice di Lyla, la prima del suo nome. Arrestate Emily Colwyn e suo padre per gli omicidi dell'uccisore della corona. Cosa? Bravo. Ops. Anche lei ha poteri. La tua strada non fermerà il mio cuore. E ci ha pure sottratto i poteri. Ah, meglio, a lui ha sottratti i poteri. Ha questa capacità lei. Ma tanto li riacquistiamo facile. E adesso dobbiamo scegliere, ragazzi. In realtà sarei propenso a pensare di utilizzare Emily. Cambio di testimone, no, appunto. Sovrana dell'impero delle isole, addestrata al combattimento e nella furtività del suo padre Corvo. Oppure giocare nei vecchi panni dei Corvo Attanno, leggendario protettore reale dell'imperatrice e famigerato personaggio dei tempi della peste. Sempre lui vogliamo fare, ragazzi? Ma sì, dai. Male per un uomo della tua età. Per quanto hai nascosto il simbolo dell'esterno, credo sia una magnifica storia. Lo rinchiuderò nelle stanze dell'imperatrice, poi lo porterò nella prigione di Coldridge fino al processo. Di nuovo la prigione? No, grazie, questa volta non ci vado. Mio padre ha perso tutto. Mi ha mandato nella milizia a un passo dalla miseria. E pensare che ho preso ordini da te, Corvo Attano, figlio di un mercante serconiano. Capitano Ramsay, ho sentito urlare. Lord Corvo, ma cos'è successo? È tutto, Capitano Mayhew. Bastardo. No. Ecco l'arma del protettore reale. Ma che razza di spada si piega in due? È un po' sollevata, la spada, ragazzi. Vabbè, piccole... problemi tecnici ormai risolti, ma che non vanno a inficiare il gioco, ovviamente. Nella milizia cittadina gira voce di una stanza blindata nelle camere di tua figlia con così tanto oro da poterci comprare un'isola. E dicono che questa si sente tutto, vero? Sia una delle due chiavi. Sì, 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 si sente tutto. Ma funziona, ragazzi, o ci sono dei rallentamenti orribili in realtà? No, penso di no. Penso che sia solo una mia impressione. Se ci sono rallentamenti è solo dovuto all'applicazione Twitch. La sala del trono. Cioè, il gioco in sé non dovrebbe neanche essere rallentato in live. Non posso fare niente da solo. Devo andarmene da qui. Signore, quando ci metterà? Questi bastardi tramano con Ramsay e il duca di Serconos. Ramsay sa cosa sta facendo. Quello è uno che farà strada. Ce l'ha nel sangue. Viene da una famiglia nobile. E ora che ha aiutato la legittima imperatrice a prendere il trono, i Ramsay torneranno ad essere importanti ad Annol. Faresti meglio a ricordartelo. Ah, davvero? Vedrete io come la faccio pagare. Forse dovrei solo farlo girare e scegliere un posto per recuperare. Devo rimettermi in sesto. Lound Pits Pub. Oggi inizia un nuovo capitolo. Ma sarà così brutto come a quei tempi? Chi lo sa? In realtà sarà anche peggio, forse. Ho aiutato Emily a togliere una rana da questo vecchio orologio. Hanno aggiunto parecchie interazioni ambientali, ragazzi, con cui è possibile ingannare il nemico. Attirandolo, no, per esempio. Poi vabbè, ci sono un sacco di carte da leggere. Ovviamente lasciamo perdere, ragazzi, ci vorrebbe troppo.
Mi basti sapere che dobbiamo scappare di qui. Dunwall ha sempre modo di coglierti alla sprovvista, non appena cominci a rilassarti. Veramente bella, eh? Noi ragazzi dovremmo andare laggiù in fondo. La cosa bella è che si riesce a vedere tutto veramente. Vedete, ci sono anche dei personaggi che si muovono. Quella è la nave che dobbiamo raggiungere. Quella è la parte finale di questa parte di prologo. Anzi, di capitolo 1, a dir la verità. Delilah ha preso il simbolo dell'esterno. Basta stregoneria. Per ora. Lord Protettore. A tal proposito, ragazzi, sappiate che avete due possibilità: o accettare di nuovo i doni dell'esterno o non accettarli. Quindi potete riottenere i poteri, come è giusto in realtà che sia, oppure giocare tutta l'avventura senza i poteri. Perché il gioco ti dà comunque questa opportunità. Sicuramente rende il tutto più complicato, ma potrebbe anche essere molto interessante. D'altra parte, il gusto vero del gioco sono i poteri. Ok, c'è un capitano che mi sta cercando. Allora, cominciamo a andare in giro a prendere roba. Vediamo un po'. Borsello, perfetto. Poi che altro? Borsello. Qui c'è qualcosa? No. Senza anello non si apre. Presto, non c'è tempo da perdere. Ok. Possiamo anche sporgerci, ovviamente, ragazzi, eh. Ma anche in questo caso cercherò di fare una run per evitare di uccidere, dai. Anche se favorirebbe il gameplay. Monete. No, ho sbagliato. Preso. Torno io ai due grafi. Entrambi, chiunque stia uccidendo i miei detrattori lo fa con uno scopo: per indebolirmi. Questo uccisore della corona è guidato da qualcuno. Ma chi? Domani è l'anniversario della morte della mamma. Un giorno triste per entrambi. Ma voglio che tutti ricordino cosa è successo in questi ultimi... Perfino questo è stato migliorato, vedete, l'animazione. Mi hai protetta e mi hai insegnato a proteggermi. Mi hai aiutata a capire cosa era giusto per il popolo dell'impero. Abbiamo bonificato il distretto sommerso, tenuto a bada le bande. E ieri abbiamo varato una splendida nave che porta il nome della mamma. Sto cercando di diventare come lei mi voleva. Ma non sarei qui senza di te, padre. Oh, Emily, forse addestrarti non è stata una buona idea? Non è questo quello che avrebbe voluto tua madre. Ok, vai. Possiamo aprire adesso la porta perché abbiamo appunto preso le chiavi. Dove si trova, eh? Vieni qua. Ci proviamo? Perfetto. Allora, nel primo gioco, ragazzi, non ricordo. Finora non sono mai riuscito a farlo, di verità. E non so, in realtà, non mi ricordo se è fattibile farlo. Ma cadendo si può stordire l'avversario invece che solo ucciderlo. E infatti questo è un miglioramento netto rispetto al primo capitolo, in cui si poteva soltanto uccidere se uno saltava dall'alto. Così invece possiamo stordire anche. Qui non c'erano monete da recuperare, mi sembra, vero?
Jasmine mi fece portare uno di questi per il picnic sul lago. È passato tanto tempo. Niente. Sì, monete, monete. E niente. Bastardi, la pagheranno per quello che hanno fatto. L'uccisore della corona colpisce ancora. Nuove note aggiunte. E nulla. Borsello. Moneta, moneta, va bene. Qui niente. Niente. Qui niente. Con la sala del trono bloccata abbiamo il tempo che ci serve. Restate qui e fermate chiunque cerchi di passare. Tornerò dopo aver perquisito le camere reali, sempre che non mi chiuda per sbaglio in quella maledetta stanza blindata. Faremo la guardia se qualcuno del gruppo del Duca dovesse tornare. Ah, emozionante. Tutto sta cambiando. Sì. Vedete, possiamo sporgerci. Ripristinando. Basta stare all'ombra. Ospitarono il re e la regina di Morley, lo sapevate? Ho passato la mia infanzia giocando con i Bunting e i Boyle, l'elite della società. E molto presto tornerete in cima, capitano. Il simbolo sopra il bersaglio, ragazzi, dice o uccidere o risparmiarlo. Perché se la prenda con gli altri proprio non lo so. Ma comunque sia, Ramsay è troppo pericoloso per restare in gioco. Ma che fa? Si muove o no? Sì. Seguiamolo, ragazzi. Accidenti. No. Non c'è nessuno qui. Ma che vista, ragazzi. Incredibile che c'ha sto tizio. Infatti io mi preoccupavo che potesse vederci con la coda dell'occhio. Ma non è... Qui non c'è nessuno. Vattene. Vattene. Ho immaginato. No, di sicuro. Sì, invece l'hai immaginato. Cosa si è mosso? L'ho visto. E va bene, faccio così allora. Saccheggio qui, ragazzi, è andata malissimo. Però erano possibilità. Avremmo potuto aspettare e fare in modo che lui aprisse la porta sostanzialmente. Quindi portiamolo con noi, perché c'è un'azione speciale, ragazzi, in questo gioco. Almeno 4 in questo primo capitolo, ci sono 4 azioni speciali. Ad esempio, aprire la porta e chiudere all'interno Ramsay della stanzina speciale. Questa è opera di Anton Sokolov. C'era poi una conversazione segreta da parte di Ramsay, diciamo, che si lamentava del fatto che con tutti questi soldi la regina avrebbe potuto aiutarlo e bla 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 bla. Ecco fatto. Non ti ho ucciso, contento? Prima di rinchiuderlo qua dentro, però, un attimo, ragazzi, dobbiamo tornare al piano di sotto. Perché ci sono un paio di interazioni che devo fare. E poi sbarazzarmi delle due guardie, se ce la faccio. Dio, è incredibile. Ancora non abbiamo i poteri, eh?
Ok, aspettiamo che si giri. Allora, questo è fermo lì. Se quello si gira, ce la facciamo. Tutto può succedere. Fermo lì. Preso. Ecco fatto. Gli uomini di Ramsey l'hanno chiusa perché depredasse la stanza di Emily. Che cosa hanno fatto? La pagheranno, ma devo riorganizzarmi lontano da Dunwall. Lei, poveretta, sarà tramutata in pietra. Emily, sistemerò tutto. Te lo prometto. Veglia su di me. Dammi la forza che mi serve. Siamo di nuovo nei guai, purtroppo. Amore mio. Il suo regno inizia bene. Allora, chiudiamolo dentro. Ora hai ciò che volevi, Ramsey. La suite imperiale sulla cima della torre di Dunwall. Resta qui finché non sistemo tutto, Ramsey. Goditi le razioni e l'acqua dormendo accanto a una fortuna. Preso. Poi prendiamoci tutto quanto, ragazzi. Libri. Tutte letture. Mi servirà. Amuleti d'ossa. L'uccisore della corona di nuovo. L'uccisore della corona deve essere coinvolto nel colpo di stato di Delilah. Prima di questo. Allora c'è il libro qua. Poi. Ok, una lettera. Libro. Lo ha costruito Samuel Beechworth. Samuel, il traghettatore, ve lo ricordate? Adesso. Qui c'era Lound Pitts Pub. Qui una vecchia villa, probabilmente. Cauldron Prison, vedi la prigione di Cauldron. Dunwall Tower, per l'appunto, la vecchia casa. Clock Tower. Old Waterfront. Qui il Golden Cat, che poi è lontanissimo, eh? Se il Golden Cat si trovava qui è lontanissimo. Distretto della distilleria rispetto al Lound Pitts Pub, ragazzi. Il ponte di Caldwin, proprio lungo e distante. Le riserve non serviranno contro Delilah. Quanto anche oro. Se riuscissi a portare tutto fuori di qui. Qui ci sono i vecchi disegni di Emily. Ok. Prendiamoci l'equipaggiamento. All'avventura, ancora una volta. Quanta gente ricorderà questa maschera? Io la ricordo ed è fantastica. È fighissima questa. Qui abbiamo subito il cannocchiale, finalmente. Al massimo dovremo potenziarlo. Lunga giornata a Dunwall. Delilah e il duca Abele hanno preso la torre. Dunwall non è più un posto sicuro per te. Fuggi alla città incontrando un capitano al porto. Finché non capirò che fare, dovrò nascondermi. Dovrei andare al porto. Castis, Morgan e il bambino postulante. Bel quadrino.
che vale tantissimo. Qui non c'è nulla. Qui ci sono libri. Ok. Monete. Perfetto. Devo scappare da Dunwall. Non conosco quella nave, ma forse il capitano può aiutarmi. Quella nave lì, eh? Delilah ha tramutato Emily in pietra. Devo assolutamente trovare il modo di salvarla. Coraggio, vieni qua. Nessuno. Ok, fatto. Non meriti l'uniforme della milizia. Una capacità di osservazione incredibile, ragazzi. Questa città brulica di uomini del duca. Allora, quello è al borsello. Quindi dovremo prenderlo. Le stanze reali e sembra che Corvo Attano sia fuggito dalla torre. Dobbiamo trovarlo. Tutto. Avete i vostri ordini. Sparpagliatevi e trovate quella canaglia. Siamo agli ordini del duca. O la va o la spacca. Non si torna più indietro. Ogni tanto mi sembra di notare qualche piccolo calo di frame, ragazzi, ma è proprio legato al gioco in questo caso, non alla live. Preso. Questo nascondiamolo. Fatto. Poi. L'imperatrice Emily Colduin e il protettore reale Corvo Attano ora sono criminali ricercati. Ricordate che c'è una ricompensa per chi contribuirà alla cattura di questi criminali. Perfetto. Chiudiamo un attimo la porta. Nascondiamolo. Qua. Fatto. Moneta, va bene. Poi, c'è qualcosa qui? Ordine del capitano. Ok. Fili di rama, proiettili che non abbiamo bisogno di prendere. Attenzione. No, non hai visto nessuno. Non hai visto nessuno. Di aver visto qualcuno qui. Diamo un'occhiata in ogni caso. È lì, è lì. Cosa si è mosso? L'ho visto. Sembrava... Non saprei, ma ho visto qualcosa. Devo prenderlo alle spalle quel tizio, eh? No, di sicuro. Sai con che cosa ho a che fare? Incidenti sono dappertutto, ragazzi, eh? Granata. Presa. Spostiamoci. Tanto quelli non avevo niente di importante. Qui c'è qualcuno? Un momento, voglio controllare laggiù. Qui c'è qualcuno invece, vero? Sì. Zitto, zitto. Fatto. Qui c'è un quadro. E 451 per aprire una cassaforte segreta. Tra l'altro la cassaforte del dottor Galvani, quello del primo gioco.
Vediamo un po', vediamo un po'. 4. 5. 1. Ottimo. Argento. Può tornare comodo. Qui cosa abbiamo? Diario del dottor Galvani. Perfetto. Questo l'avevamo già visto, mi sembra, sì. Dentro non c'è nulla da prendere, qui siamo a posto. Morti, morti, morti. Qui? Qui? Sì. Elisir. Sono entrati anche dentro le case a fare il... quello che gli pareva. Non m'ha visto, non m'ha visto. Ma beccato perché sono stato troppo stupido. Ah! Aspettate, se posso evitare di combattere. Ok. Aio! Visto come reagiscono molto di più, ragazzi? Anche i colpi, per esempio, gli ho sparato alla gamba e lui ha reagito di conseguenza. Ma sono ancora vivi, eh? Meno male che sono molto stupide queste guardie, ragazzi. Allora, qua c'era qualcuno, attenzione. Sta zitto. Perfetto. Prendiamo, prendiamolo, preso. Oh no, un po' più alto. Oh, oh, ecco, va bene, non ce n'era bisogno. Kiella, mi spiace di non averti vista. Porto via i bambini da Dunwall in anticipo, qualche settimana preso. Prima dell'anniversario della morte dell'imperatrice Jessamine. Le cose stanno per mettersi male, e non parlo solo dell'uccisore della corona. Inoltre, c'è da guadagnare portando nuovi minatori d'argento a sud, quindi devo organizzarmi. Per ora, ciao. Ok, allora andiamo. In realtà noi potremo prendere il treno che passa e fin da subito raggiungere il luogo prestabilito senza mai farci beccare, ragazzi. Se volete fare infatti il gioco... a modalità, diciamo, fantasma, senza mai essere beccato una sola volta, quello è l'unico modo per superare questa parte. Non è, oddio, non è proprio l'unico, ma di certo il modo più rapido. Qui avessimo i poteri, forse si potrebbe andare di sopra? Mi sembra di sì. Ma non ce l'abbiamo adesso i poteri, quindi... aspettate. Ora quello sta arrivando. Lasciamolo arrivare qui in fondo, ragazzi. Poi lo prendiamo alle spalle. Quanto si avvicina? Ok, perfetto. Perché siamo in un punto con la luce, purtroppo. Ecco, perfetto, via.
Faccio così perché mi facilita il muovermi in questo ambiente, ragazzi. Ma in realtà questo tizio non ha nulla che ci interessi a noi. Cittadini di Dunwall, ascoltate, per il bene delle vostre famiglie, rivelate qualunque informazione su Emily Cordwell e Corvo Attano, ricercati per omicidio e tradimento. Si sono accorti di me, vero? Forse no. Per me, traditore. Forse ancora no. Solo una, è chiedere troppo. Ok, no, non sembra esserci. Oddio, in realtà se adesso becco quello là, quello si accorge di me senz'altro. No, 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 si accorge di me senz'altro, ragazzi. A meno che quello non si sia smosso. Vediamo un po'. Sì, perfetto. Adesso che è abbastanza lontano, via. E allontaniamoci anche noi, così che anche se si ravvicina lo possiamo prendere alle spalle. In realtà ormai ci hanno già beccato una volta, quindi beh, comunque. Perché vuole quell'appartamento? C'è polvere ovunque. C'è modo di pulirla. Qui non c'è nulla. Appena in tempo, ragazzi, perché ci ha sentito? Possiamo anche prendere il visto di sopra. Possiamo prenderli in tempo, prima che si accorgano di noi. Il gioco è stato nettamente migliorato rispetto all'originale, eh. Aspettiamo che giri. Perfetto. Sicuramente se i cittadini ci vedono si spaventano, ma è meglio occuparsene subito. Cos'è successo qui? Niente. Cittadino comune, tu puoi anche stare tranquillo. Ho deciso di prendere la via più lunga perché devo prendere cose e far vedere cose. Moneta, moneta. Uccisore della corona che colpisce, bla bla bla. Poi cosa abbiamo qui? Distretto della torre. Ho pensato spesso di lasciare questo posto. 3 anni fa mi sono trasferito qui con la mia famiglia. Grandissimo errore. Ti va una birra più tardi? Ma... un colpo di stato. I Cordwell sono finalmente caduti. Non pensavo che sarebbe successo. Così sembra. E neanche il leggendario Corvo Attano ha potuto impedirlo. È vero, purtroppo. Ci si possono fare dei gran soldi, ve lo dico io. Non dovremmo parlare di queste cose. A dopo, allora. Che fame. Forse sarebbe ora di mangiare. Non posso fare niente per te. Ti conviene andare. Qui cosa c'è? C'è qualcosa qua dentro, ragazzi. Aspettate. Nota di Benchley. Si è dato da fare. Devo trovare una nave. Un momento. Sì, voi spaventatevi pure. Purtroppo quello era inevitabile. O stendevo anche loro, oppure era inevitabile che se ne accorgesse. Ma non importa. In genere i cittadini se ne stanno per i fatti loro, senza dar fastidio a nessun altro. Ovviamente nella cassa non c'è niente, purtroppo. C'è
c'è qualcosa? Lasciami in pace, per favore. Ok, ti lascio in pace. Qui non posso aprire niente, però questa è tipo una banca. E infatti c'è qualcuno all'interno, visto? Ha fatto un casino che la metà basta. E a chi tocca pulire? A me, ovviamente. E il tizio? Si è allontanato? Bene così. E uno è andato. Spero che l'uccisore della corona non torni. Brutta storia uccidere Ichabod Boyle in quel modo. Posso nasconderlo da qualche parte in maniera migliore? Devo trovare il modo di attirarli qua su, ragazzi. Perché se no li devo prendere qua dall'alto. Ma si accorgono di me senz'altro. Cos'è stato? Quello è Corvo. E va bene, forza. Ah, sbaglio sempre. Forza, forza. Ma è finita per... no! L'hai ucciso tu, amico. Vieni qua, maledetto. L'hai ucciso tu, non io. Si possono usare anche i nemici come scudo comunque, ragazzi, attenzione. Quindi va bene anche così. Allora, qui c'è qualcosa di buono da prendere. Monete. Ok. Una statua, perfetto. Vediamo, cassaforte. Borsello. Qui. E qui niente, va bene. Qui c'è un minerale tiviano. Due monete. Ok, qui non c'è nulla. Moneta, 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 moneta. Moneta, moneta, moneta e pistola. Hanno già ripulito tutto qui a quanto pare, ragazzi. Qui possiamo aprire per sbirciare anche se volessimo. Sopra c'è qualcosa? No. Va bene. Niente. Qui? Niente. Niente. Anche lassù è impossibile comunque andarci e comunque niente. Amuleti d'ossa, va bene. Registro di cassa. Qui nulla. Qui invece. Perfetto. Proprio i rimasugli. E di sopra, nella parte che ancora non avevamo visto. Ok, noi da qua siamo arrivati. La la la. Pistole, pistole, pistole. Borsello. Lettera. E monete. Perfetto. Se esco dalla porta principale che succede?
Ok, non c'è nessuno. Se ti serve qualcosa, non chiedere a me. C'è qualche problema in questa parte della città? Ma perché non relegano i barboni in un altro posto? Ma sentila. Monete, 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 moneta. Va bene. Andiamo qua. Zitto, zitto tu. Allora, qui niente. Qui Elisir. Niente, niente. Proiettili, va bene, non ci servono. Un giornale, va bene. Attenzione con quella spada, alla Gran Guardia non piacerà. Pare che sia successo qualcosa, che non è più sicuro. Beh, sai qual è la novità? Non sarà mai sicuro per quelli come me. Mi mancano i tempi in cui andavi a dormire senza la paura di non svegliarti. Già, gran brutta cosa. Guardate un po' dove siamo. Fa un bel giretto comunque, ci sono parecchie cosette da vedere qui, ragazzi. E so per certo che c'è una parte proprio nascosta a cui non si può accedere perché non abbiamo i poteri. L'imperatrice di Laila Colduin, legittima erede al trono, ha preso il potere a Dunwall. L'usurpatrice Emily Attano e il crudele protettore reale sono stati arrestati. Fuori di qui. Hai fino a domani per stamparlo. Non avrei mai dovuto darti ascolto. Non peggiorare le cose, tipografo. Io ti ho fornito lo scoop sull'uccisore della corona. Metà del quale non può essere verificato. Sono stato un pazzo a usare quel nome. Non ci sono... Quello è Corvo Attano! No! Non volevo uccidere! Scusate un attimo, ragazzi! Salvataggio automatico! Non volevo che morisse! Volevo solo che ascoltasse tutta la conversazione! Poi magari provo a ucciderlo comunque, e noi lo salviamo, quindi! In realtà, non è che siamo stati proprio bravi, 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 eh! Anzi, per niente! Ma almeno finora non abbiamo ucciso nessuno. L'imperatrice di Laila Colduin, legittima erede al trono, ha preso il potere a Dunwall. L'usurpatrice Emily Attano e il crudele protettore reale sono stati arrestati. Fuori di qui. Hai fino a domani per stamparlo. Non avrei mai dovuto darti ascolto. Non peggiorare le cose, tipografo. Io ti ho fornito lo scoop sull'uccisore della corona. Metà del quale non può essere verificato. Sono stato un pazzo a usare quel nome. Non ci sono prove che l'assassino abbia qualche legame con la corona. Era una bella storia. Aveva uno scopo. Qualunque cosa stia succedendo, questo colpo di stato non durerà. La gente di Gristol è fedele all'imperatrice e pubblicherò un editoriale al giorno per un mese, per ricordarglielo. La gente di Gristol ha una nuova imperatrice e da domani potrebbe avere anche un nuovo tipografo. Solo un idiota minaccerebbe un uomo che dirige un giornale. È ora di chiudere bottega, tipografo. Aiuto! Aiutatemi! La fortuna che ho sarà l'uccisore della corona. No, non è l'uccisore della corona, sta tranquillo. Non vuoi parlarmi? Intanto vediamo tutti i tuoi giornali. Io non conto niente. Cosa vuoi da me? Ti ho salvato le chiappe! C'era una conversazione con lui, ragazzi. Forse dovevo salvarlo prima, probabilmente. Beh, comunque. Quante cosette che scopro anche a distanza di anni, è incredibile. Genere, mi limitavo a salvarlo e basta. Una Dunwall stravolta, bla bla bla, tutte le solite cose. Qui? Nota, va bene.
Ok. Carta. E non c'è altro di importante, mi sembra. Oi. Ah! Allora? Ti decidi? Lasciami in pace. Voglio solo parlarti. Niente, eh? Va bene. Questo l'abbiamo già visto. Granata, perfetto. La strada è bloccata per ordine della milizia. Bloccata? E adesso come posso fare? Non è un mio problema. Ti consiglio di tornare a casa. Se non mi fate passare, il negozio andrà in rovina. Sarà un mese disastroso. Lei ha un borsello. La dobbiamo borseggiare. Non è il momento di stare in mezzo a una strada. Muoversi. Anche lui da borseggiare. Lui, sì, ma stavolta dico sul serio. Preso il suo borsellino. No, 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 non c'è nessuno. Nah, non era niente. Dove ho messo quella roba? Te l'ho fregata io, quella roba. Ok, così. Un momento. Chi m'ha visto? Ah, sei tu. Sei quel tizio di prima. Sembri in grado di cavartela senza aiuto. Devi capire, se non te ne vai, chiamerò aiuto. Eh? Qui abbiamo borsello? Sì, borsello, preso. Ora devo trovare il modo di entrare, ragazzi. Ok, si sono girati tutti. Entriamo qua. Decidi una visita ai giardini botanici. No, non credo proprio. Prima la carenza dell'olio di balena, poi gli omicidi. Ora può succedere di tutto. Preso. Indossi abiti di buona fattura, ma sporchi come quelli dei vagabondi. No. Mi servirebbe una guardia del corpo. Non mi sento al sicuro. E lei ne ha visto delle guardie lottare tra loro. Stasera giochiamo a dadi. Ci non stai? Mi piace. Con me? Qualcuno ha visto qualcosa e ora siamo tutti nervosi. Il mio cuore non regge più questo tipo di situazioni. Non mi sento al sicuro. Che succede a questa città? Pago le tasse e le multe. Pagherei anche una tangente se servisse a tenere le strade libere. Allora, ruba lui. Chiediamo all'amministratore di ispezionare ancora gli scarichi del... Chi gioca a fare l'idiota? Nessuno, nessuno. Dovremmo fare un'altra gita in barca, prima o poi. Maledizione. Vuoi scommetterci? Aspettate, aspettate. Non c'è quel genere di attività, nel senso, se vedono rubarci, cioè se vediamo che rubiamo, non dico niente alle guardie. Ma che? Niente, non ho fatto niente. Devi capire, se non te ne vai, chiamerò aiuto. Chi se l'è presa? Che strano, vestirsi così, ma a volto coperto. Hai l'aria stanca, tesoro. Dovresti fare un bel bagno. Dovremmo portare i nostri ospiti a prendere... Ah. Posso parlarci con te? No. Ultimamente è stato difficile fare affari qui a Danwood, ma tutto sta per cambiare. La milizia è troppo impegnata. La banda dei cappellai. La banda dei cappellai, eh?
Qualunque sia il motivo per cui i reali si scontrano, la situazione non migliorerà. Esatto, serve una rete di vendita per il contrabbando come fanno a... Là ci sono delle monete. Vero e Carnaca, la gente si arricchisce anche dopo aver pagato alla Gran Guardia per chiudere un occhio. E loro devono avere dei borselli. Nero, dove rivendere tutto quello su cui mettiamo le mani e garantiamo la sicurezza ai negozianti. Bene, e noi prendiamo una percentuale sulle vendite. Il vento tira dalla nostra parte una volta tanto. Allora, vediamo un po' cosa fanno. Allora, lui si allontana. Perfetto. Ah, si è piegato in due. Qui i cadaveri li possiamo lasciare, tanto non sono neanche morti. Qui c'è del pane, va bene. Elisir, siamo a posto. Monete, monete, monete. Pistole, niente. Filo di rame. Proiettili, siamo già a posto. Posso saltare? Dai, lo so che posso farlo. Aspetta. Hopla! Ho fatto richiesta per degli stivali nuovi e cosa ho avuto? Un calzino. Un inutile calzino. Controlliamo. Allora, non riesco a capire da qua, ragazzi, se quello ha un borsello oppure no. Noi dobbiamo arrivare alla nave, ovviamente, ma ci sono ancora alcune cose che dobbiamo controllare in giro. Allora, questi non mi sembrano avere dei borselli. Anche quello là non mi sembra. Questo qui. No, neanche questo. Accidenti, però. Cadere così no, Grazziamoci di questo. Volevo saltare, non cadere. Perfetto. Tanto quei due là dovrebbero rimanere lì e noi non dovremmo avere problemi di sorta. Semmai mi conviene salire. Darò un'occhiata in giro. Quello è Corvo Attano. Forza. Lo raggiungerò. Cosa? Vabbè. Forza, forza! Dannazione! Devo uccidervi davvero? Credi di farmi paura, di questa la tua ora. Bravi, eliminateli voi! Dannazione! Forza, forza! Forza, forza! Ha una brutta ferita! Ho fatto schifissimo, ragazzi! Forza, chiudiamola qui! Ma dove pensi di andare? Ho fatto super schifo, ragazzi. Ho fatto più schifo dello schifo. Saccheggia. Buono. Almeno mi sono sbarazzato dei problemi. Monete, monete, monete. Prendiamo tutto, va. Spiedini di ratto. Buonissimi proprio. I proiettili sono al massimo, d'accordo.
Preso le monete. Che cosa abbiamo? Monete, monete, monete. Che disastro che hanno fatto, ragazzi. Il di rame, d'accordo. E qui? Niente. Vai così. Allora. Ok, possiamo andare allora, ragazzi. Qui c'è qualcosa di utile. Moneta a 5. Chi lo sapeva che c'era? Dice attenzione, qui non possiamo andare oltre? Pericolo. No, infatti non possiamo andarci oltre, infatti. Ce l'abbiamo fatta. Per avvertire il protettore reale, ma forse è troppo tardi. E ora? Sono qui. Lord Attano. Lord protettore, perdonatemi se oso, ma avete un aspetto terribile. È stata una giornata pesante. Pesante. C'è un colpo di stato in corso e mi credono l'uccisore della corona. Mi chiamo Megan Foster. Lavoro con un vostro vecchio alleato, Anton Sokolov. A sud abbiamo scoperto una cosa spaventosa. Devo avvertirvi. Conosco Anton. Il duca è qui con una donna, Delilah, che si è presa il trono. Loro adesso hanno Emily e io sono scappato. Ora devo nascondermi e pensare a una strategia. A Dunwall non capitano altro che disgrazie. Sembra quasi la fine del mondo. Andrò a Karnaca, dove sono iniziati gli omicidi dell'uccisore. Delilah deve essere stata lì per un po'. Devo capire che cosa sta succedendo. Sì, l'ho chiamata Dreadful Whale. Andiamo? Noto qualche piccolo rallentamento, diciamo, ragazzi, ma questo è proprio il gioco. Andiamo. Ma che singhiozzamento, più che altro. Guardate là. Nemici uccisi alla fine 4, furtività 0, proprio niente. Corpi individuati 6, individuazione 11. E non abbiamo neanche trovato tutte le monete, però i due dipinti sì. E... ah, manca un'azione speciale. Monete del regno, cassaforte del dottor Galvani, la fortuna di Ramsey. Manca qualcosa, manca un'azione speciale, ragazzi, era un 4. Vabbè che questa non è la vera prima run. Ah, diciamo di no, ragazzi. Questa è una prova generale live effettiva che magari cancellerò e poi riprenderò da capo quando effettivamente inizierò il walkthrough per quanto riguarda Dishonored 2. Questa è stata proprio una giocata pessima, ma veramente, Ma la tengo giusto per prova, per farvi vedere che effettivamente funziona e come è migliorato Dishonored 2, dai. Capitolo 2, una strana visita che ritroviamo semplicemente il nostro caro esterno. Qualcosa non va, ma sembra in qualche modo familiare. Ricordo questo freddo eterno. Dove sei, potresti anche farti vedere. Corvo, vecchio amico, te lo devo dire. Hai perso un'altra imperatrice. Lo so. Delilah era solo una pedina, ma ora ha un trono. 15 anni fa, Daud poteva metterti in guardia se glielo avessi chiesto.
ma non avevi tempo per le domande. No, infatti, o lo uccidevo o lo lasciavo vivere. I tempi sono cambiati e non hai fatto attenzione agli angoli bui. Forse vivere in un palazzo ti ha rammollito. Cosa succede quando spingi un uomo oltre i suoi limiti? Si spezza? E quando cerca di tornare a casa? Forse imparerai cosa si prova a uccidere un'imperatrice. Sai chi avrebbe potuto dirtelo? Daud. Allora, lo accetto o rifiuta modalità senza poteri? Sono indeciso, ragazzi. Tanto questo è un one shot. Siccome è un one shot, sapete una cosa? Voglio provare senza poteri. No, non ho mai chiesto il tuo aiuto e non mi serve adesso. Un'altra sorpresa. E così sia. Non pensavo di tornare qui. Siccome ovviamente abbiamo accettato, cioè, o meglio, abbiamo deciso di non avere poteri. Adesso è più difficile. Tanto ho deciso che questo è un one shot, ragazzi, allora. Sono già stato qui. Ti riconosco. Te lo ricordi? È passato molto tempo e hai sofferto così tanto. Sono solo l'eco di me stessa. Ma è bello sapere che ci sei. Vedi? Anche se non è altro che l'ultima eco della tua voce, per me basta. È quel che resta della mia essenza. Con te ancora per un po'. Se solo potessi oltrepassare questo grande e infinito vuoto e stringerti forte a me. Ma ho solo questo da offrirti. Un dono e una maledizione. Evocami tra le tue mani e ti guiderò quando potrò. Torno all'utilizzo del cuore per trovare i collezionabili, le rune in particolare, vedete? Con l'aggiunta addirittura, ragazzi, del blocco della runa, così se scegliamo una runa sappiamo dove andare, sappiamo anche quanto è distante. Qui non ci sono stelle in cielo. E ovviamente quando premiamo l'utilizzo del cuore, che è di gran lunga meglio visivamente rispetto al primo, ci dice qualcosa. Chi è davvero Delilah? La sorella di Jessamyn porta il marchio dell'esterno. Non camminerò più alla luce del sole. Questi sono i nostri bersagli, ragazzi. Colui che mi ha ucciso è ancora nel mondo, ma si è ritirato. Daud è vivo. Immagino che senza poteri possiamo concentrarci allora sulle abilità. L'ho vista emergere dal sangue. Le abilità fisiche potenziare, basta. Non è stata in grado di rubare agli studiosi più saggi dell'impero. Sopravvivenza e ambizione, arte e magia. Cioè, sei tu che gli hai dato quella roba, però, Tu gli hai donato. Ha portato i fatti della torre di Dunwall. Delilah è stata previdente. Ha subito tutto il male possibile e ora ha una corona. Ma ti dirò un segreto. Il suo vero obiettivo è molto più grande. Sostituirsi a te, se non mi sbaglio. Lei vuole diventare un dio. Forse sono diventato pigro. La stanchezza mi pervade. Non so come. Tutto ciò che amo è di nuovo in pericolo. L'ultima volta che ho visto Karnaca avevo 18 anni e mi stavo imbarcando per Dunwall. Era l'alba e avevo ballato ubriaco tutta la notte. Ero sostenuto dal favore del vecchio duca e pensavo di essere il più grande spadaccino delle isole. Ma senti. Per oltre 3 decenni
ho vissuto in un palazzo, proteggendo la gente che amo. Un'imperatrice è morta tra le mie braccia e ne ho cresciuta un'altra. Chi avrebbe mai pensato che sarei tornato come l'uomo più ricercato delle isole sulle tracce di un assassino spietato? Cosa penserebbe di me quel diciottenne ora? Karnaca, ragazzi, è una città bellissima dal punto di vista proprio visivo. Ma non ma altrettanto marce malata come Dunwall. Allora, cominciamo a sceglierci il cuore, perfetto. Possiamo comunque utilizzare gli amuleti d'ossa. Equipaggiamola, se possiamo. Ecco qua. Vediamo un po'. Favore dell'oblio. A volte i poteri non consumano mana, ma in realtà è inutile, non abbiamo i poteri. I contenitori di proiettili possono contenere più proiettili. Questo sì, vai. Questa è la missione. Gli oggetti legati alla missione. Amuleti. Vari testi, va bene. Conoscenza. Mappe. Diario di viaggio. Se vado a sedermi, questo è il menu di gioco, lo stesso, ecco, vedete. L'abbiamo aggiornato praticamente. Un diario di bordo. Risorse limitate. Non è come vivere in un palazzo, come è vostra abitudine, ma di più non posso fare. Va benissimo, grazie. Anzi, balestra, eccola qua. È meglio toglierci di torno l'arma, quella più pericolosa. La gente intorno a te non mi vede. Quando mi chiami ci sono, ma non ci sono. Apri la porta della cabina. Dobbiamo trovare il modo di aprirla, ragazzi. So già come fare. Quindi andiamo in giro a cercare il modo di aprirla. Dunwall sembra così lontana. Tornerò presto, Emily. Te lo prometto. Bellissimo, eh? Il gioiello del sud. La mia patria. Se non mi sbaglio, infatti, c'è una runa lì, ragazzi. Mi butto a prenderlo. Devo entrare. Devo prendere la runa. Aio! Maledetto pesce. Mi stanno uccidendo, eh? E sto morendo anch'io. Me lo devo provo a ammazzare. Allora, prendiamoci tutto quello che possiamo. Ok. Bicchiere, bicchiere, niente. Libro. Bingo. La cabina del capitano. Ho lasciato Cristo anni fa. Ho
giurato che non mi manca ascoltare le storie dei viaggi di Sokolov. Tanto facciamo tutto a caso adesso, ragazzi. Deve esserci una maledizione, vecchio pazzo. Tardi, perfetto. Metallo affilato e ombre, avremmo detto. Lo stile di Sokolov è di Laila. È un bellissimo stile quello degli Arkham Studios. Avevano dei trascorsi, ma non ne parla molto. Con quella torretta, l'unico modo di entrare ad Addermyr è tramite la stazione di posta. Sokolov sembrava sempre giovane. Ora è invecchiato tutto d'un colpo. Rispetto agli assassini comuni, l'uccisore della corona era grezzo, volgare. Che dettagli incredibili, ragazzi, alcuni. Alcune volte alcune parti sono un po' bruttine. Alcune texture, altre sono super dettagliate, tipo questi disegni. Karnaca è bella, Laila è potente. Com'è possibile che non l'abbia mai incontrata in tutti questi anni? Prima di lasciare Ser Konos, devo incontrare faccia a faccia il Duca Abele. Pagherà per tutto questo. Mortimer Ramsay, pomposo figlio di pomposi genitori. Il colpo di stato del Duca si basava su una carogna come te. Qui posso passare? Sì. Ma tanto non ci sono segreti di sorta. Vero? Direi di no. Qui c'è qualcosa. Libri. Va bene. Uccisione della corona, certo. Oh, cibo. La cambusa. Bene. Allora, devo trovare il modo di aprire prima. Di qua. Qui, questi sono i bagni. Sala macchine. Riparazione del motore secondario, va bene. Tardi. Qui, nient'altro. Per aprire il portello esterno bisogna sì passare da fuori. Ecco il deposito. Facile, facile. Fatto. Dardi incendiari, perfetto. Vai. Andiamo a parlarci. Capisco perché ti piace. È riservata quasi quanto te. Megan Foster non è sempre stata un capitano di nave. No, è anche stato il braccio destro di Daud. È successo anni fa. Erano inseparabili. Non c'era cibo, ma c'era amore. Quei giorni per le strade con la sua amica d'infanzia, i più felici della sua vita. Megan, puoi fidarti di lei fino a un certo punto, ma non riesco a vedere oltre l'ira. Tutta questa rabbia per nascondere qualcosa. Allora la fame dominava le strade di Dunwall. La fame e la paura. Hai imparato ad essere brutale per sopravvivere. A Dunwall, una volta ha quasi ucciso il boss del crimine chiamato Slack Joe, mentre si faceva radere. Ma guarda, Slack Joe, non l'abbiamo conosciuto. Di notte si sveglia con l'urla di una bambina nella testa. Le sue, mentre guardava la madre morire. Posso dirti che per anni si è data al contrabbando. E prima di allora faceva di peggio. Non ha sempre scelto con saggezza i suoi compagni. Ma tiene davvero a Sokolov. Lo sento. Bene. Capisco perché tiene tanto a Sokolov. Entrambi cercano di fare ammenda per il proprio passato. Ma alcune cose non si possono perdonare. Ha dei segreti.
che non rivederò. Ok. Forse con tempo. Che dire lei? Non è stata la sua mano a brandire il pugnale. Le cose sarebbero andate diversamente se la sua giovane amica fosse sopravvissuta all'attacco di tanti anni fa. È una donna plasmata da tre padri. Un ubriacone, un assassino e un artista. L'ubriacone non so chi sia. L'assassino è Daud, l'artista è Sokolov. Molti anni fa Daul è finita in un ciclo sbagliato. Le cose che ha fatto. Non riesce a perdonarsi. Lei era con loro quel giorno. Era uno degli assassini. E questo è, è una cosa che rivela tantissimo, eh. Si riferisce al suo spin-off dedicato in cui lei è la protagonista e tentiamo di uccidere insieme ad Aud l'esterno. Non c'è niente. Probabilmente. Niente di importante. Non c'è altro da dire su di lei. Ah, lo dice proprio. È tutto quello che so di lei. Sono stanca. Quanto ancora? Poveretta. Quanto a lungo dovrò sopportare quest'ombra? Mi chiedi altro? Ma interessante che comunque anche quanto gli dice non c'è altro a dire, non c'è altro a dire, cambia comunque frase. Vuoi che ti indichi la via? Che ti aiuti nel tuo percorso? No, perdiamoci qui per un momento, insieme. Non ha più segreti da rivelare. Va bene, basta. Iniziamo il briefing. Bene, spiegati meglio. Che facevate tu e Sokolov qui? Il vecchio amava Karnaka, ma aveva scoperto una cospirazione legata all'uccisore della corona. Voleva avvertirvi. Sapevo che le tensioni erano in aumento. Corruzione, violenza per strada. Cose che succedono e di solito se ne occupano le autorità locali. Di solito. Invece il nuovo duca lascia correre. Ma Sokolov pensa che potrebbe essere a capo della cospirazione. Aveva un'aria sconvolta e se vi ha mai raccontato le sue storie saprete che è insolito. Stavamo per andare a Dunwall, ma è successo qualcosa. L'uccisore della corona. Sì, il portello si è squarciato e Sokolov ha urlato. Ho visto solo un'ombra, qualcuno che lo trasportava sul ponte. L'ho inseguito finché ho potuto, verso l'istituto Addermeyer. È diretto da Hypezia, l'alchimista. Forse il duca si... All'inizio pensavo paziente. Che fosse lei l'uccisore misterioso, no ragazzi, che facesse il doppio gioco per motivi suoi, Poi... In realtà non lo ricordo, potrebbe ancora essere lei, L'uccisore della corona. Forse l'alchimista... Ma forse no. O forse no. Intanto indagherò anche su cosa è successo a Sokolov. Direi buona fortuna, ma la mia fortuna non è buona. Una volta all'istituto, disattivate la torretta. Quando sarà spenta, arriverò con la nave. Andremo a riva al vostro ordine. Sì. Questo l'ho già letto. L'istituto Addermeyer esiste da tempo, ma Hypezia non c'era quando vivevo a Karnaka. Ok, qui abbiamo fatto tutto. Andiamo. Un po' di Karnaka ve la faccio vedere. Ci sono alcuni negozi del mercato nero sparsi in tutta la città. Vendono proiettili e coltelli. La tensione cresce a Karnaka. La situazione va a rotoli e la Gran Guardia maltratta gli stranieri non appena li vede. Evitatela. Dovrete attraversare Karnaka a piedi per raggiungere Addermeyer. Non sarà facile, con le rivolte, le pattuglie. Sembrate vecchio come Sokolov. Attento a non farvi del male mentre accoltellate qualcuno. Allora vi lascio sul molo? Sì, andiamo. Sono pronto, la città vecchia deve essere cambiata molto. Andiamo allora. Ancora una volta. Comunque senza poteri probabilmente, ragazzi, ci sono cose che è impossibile fare letteralmente. Saremo limitati nei nostri movimenti, anche potenziandoci le abilità fisiche, molto probabilmente.
Quindi che certe cose sarà impossibile raggiungere in certi posti. Bisognerà quindi passare per vie secondarie più facili. Bisognerà lavorare molto più di stealth senza i poteri. Vi porterei ad Altermyr in barca, ma è ben sorvegliata. C'è una torretta della Gran Guardia. Passate via terra e per la stazione di posta. Quella è la stazione di posta, eh? Prima di morire, il duca di Serconos ha impiegato anni a costruire Karnaca. Con la sua ascesa, il duca Luca Abele ha iniziato a prosciugare rapidamente le ricchezze della città. Con orgi e stimi di settimane. Ricordo il vecchio duca Theodanis. Era un bravo uomo. Fate attenzione lungo la strada. Il duca ha affidato la città alla Gran Guardia. Attaccano gli stranieri a pista. So badare a me stesso. Questo è un buon posto. Raggiungete Altermyr. Sì, sì, dai, consideriamolo un one shot questo, un one shot di Dishonored 2, ragazzi. E poi, quando inizierò i walkthrough di Dishonored 2 post Dishonored 1, lo giocheremo nei panni di Emily, dai. Aspetta che la torretta sia disattivata per raggiungermi con la barca. A Karnaca i potenti maltrattano la povera gente da anni. E la Gran Guardia si inventa nuove leggi al momento. Non mi conoscete, ma potete fidarvi di me. Entro certi limiti, sì. Il nome dai tempi della peste. Trova il mercato nero. Ok, è facoltativo. Ne ho passate molte, ma devo dire... Mi dispiace per la vecchia imperatrice. Ti do il benvenuto a Karnaca. Non serve coprirsi il volto, la polvere delle miniere non arriva fin qui al porto. Andrà tutto bene qui al porto, ma non superare il muro di luce. Roba più importante. Domani avrò i sigari, ne vuoi comprare uno? Ce ne sono tanti, ragazzi, vedete? Qua, uno, due, ne vedo tanti, rune, amuleti, amuleti, rune, amuleti. Guarda quanti ce ne sono, uno è laggiù, la più vicina. Preso. Dreadful Wayne. No, non è sul registro. Forse è uno di quei nuovi mercanti che importano merci da Morley. Diamole un paio di giorni e se è ancora là posso ecco chiedere a Altermyr laggiù. Di farla perquisire. Diamo all'equipaggio il tempo di caricare la merce di contrabbando. D'accordo, allora. Forse un altro po'. Questa è Altermyr, quella che dobbiamo raggiungere. La luce è spettacolare, ma mi accecherà. Ce n'è di roba da vedere, ragazzi. Caricare casse è meglio che affumicare le case per uccidere le mosche del sangue. Non lo farò mai. Non mi pagheranno mai a pagare. Fai attenzione con la Gran Guardia. Alla Gran non Guardia amano gli piacerà. Stranieri. Mi sa che è in ritardo. Oppure noi siamo in anticipo. Dovrebbe essere qui, con lo squalo rosso. È inaccettabile. Ho degli impegni da rispettare. Non preoccuparti, arriverà. Se non oggi, domani. Vorrai scherzare? La pescheria Santiago ha una reputazione da mantenere. Ah, davvero? Abbiamo clienti in tutte le isole. Il pesce è merce delicata. Non possiamo permetterci ritardi. I rallentamenti che vedo, ragazzi, sono nella live o è soltanto dal cellulare? Perché io non vedo rallentamenti nel mio gioco, attenzione, eh. Puoi dire ai tuoi clienti che qui a Karnaca ci piace molto. Dovrò decidere poi, ragazzi, se vedo che... Allora, ve l'ho detto, ho fatto una prova live rapida e non mi sembrava ci fossero problemi di sorta. Ora sto notando gravissimi rallentamenti, ma penso che sia soltanto l'applicazione Twitch, eh. Dai. Ho un po' di tosse. Guarda dove vai. Lo dico sempre, se qualcosa mi fa paura. E infatti lo dico. Ramos, sai che era per noi. E ora cosa facciamo? Siamo senza soldi. Lasciate che dica la sua. Non è stata colpa sua, Maya. Mi spiace,
Ogni tanto uno di quei bastardi della Gran Guardia fa cose del genere. La situazione peggiora, ma forse potrei darvi una mano. Ti ascoltiamo. In un magazzino ci sono dei rifornimenti che nessuno ha ritirato. So che nessuno verrà mai a riprenderseli perché sono ca... Che stai succede? Bene? Emanuele, hai qualcosa? Non va? Eppure mi sembrava di aver preso. Ho evitato che ti ammazzassi, eh? Ho provato a vivere a Driscoll per un po'. Troppo freddo. Cibo schifoso. Di cosa abbiamo? Questo era un oggetto da prendere, mi sembra. Ah, giusto! Le ossa adesso è inutile prenderle, perché non ci servono più i poteri. Hai il volto coperto. Temi che qualcuno possa riconoscerti. Sì, bravo. Ci sei arrivato. Questo lavoro è tutta la mia vita. Non fare scherzi. Roba da mangiare. Moneta. Qui niente. Mi sto stufando di sentire solo la mia voce. È come parlare a un muro. L'attenzione che mi danno. Sono state adottate nuove misure restrittive in seguito agli omicidi politici commessi in nome dell'ex imperatrice Emily Coulson possa dire lui. Per mano dell'ex protettore reale Corvo Attacco. Qui c'è un cadavere. Ups. Potrà fermare e interrogare tutti gli stranieri e i nuovi operai per le strade di Karnaca. L'obbedienza è tassativa. Il lavoro non è male. Vediamo cosa sempre meglio fare. Che fregare la gente in una banca. Salve. Non sei di queste parti, vero? No. Ti do il benvenuto a Karnaca. Tempi duri con il duca e la sua gran guardia. Sono due settimane che ho finito il ghiaccio. Ai clienti non piace la limonata calda. Cerchiamo il mercato nero un attimo. Amici cerconiani, gioiamo per l'incoronazione della nostra nuova imperatrice Ilaila Holdingprima. Se fai qualche casino qui, interverremo. Oh, tranquillo. Ho già fatto casino. Non mi piace il mercato nero, ma... Tutte le attività governative saranno sospese per consentirgli di riprendersi dai suoi lavori. Verrà inoltre applicata una tassa al passaggio... Ehi là, cos'hai per me? Tieni. Oh, che gentile, grazie. Per superare il muro di luce... Certa gente passa da un appartamento infestato dalle mosche del sangue. Beh, grazie dell'informazione. Attraversandolo, si oltrepassa il posto di blocco della Gran Guardia. Le strade sono piene di rifiuti. E speriamo che non ti serva mai aiuto. È perché ti ho preso i dardi narcotizzanti? Ti ho fatto un favore, amico. Vai. Tac. Questi sono gli incendiari che ci serviranno contro le mosche. Andiamo un attimo al mercato. Un mercato clandestino. Commerci illegali significano armi e munizioni. Sì. Oh. Mi chiamo Mindy Blanchard. E la tua maschera mi dice che sei il tipo di persona che può andare dove non potrebbe. Ti andrebbe di aiutarmi. Tu dai una mano a me e io la do a te. Devo entrare nell'istituto Addermeyer. Cosa? La mano! So come fare. Tu procurami un cadavere e in cambio ti aiuterò. Niente paura, è già morto. Okay. Vuoi che ti porti un cadavere? Che storia è questa? I sacerdoti lo tengono nel loro avamposto. Pensano fosse uno stregone. Il perché mi serve sono solo fatti miei. Intrufolati e prendilo. Poi incontriamoci nel seminterrato sotto lo studio del dentista. Ok. Ci penserò. Per esempio, lassù, ragazzi, l'unico modo per raggiungerlo sarebbe stato quei poteri da qui. Quindi dovremmo trovare un altro modo. Chiavistello, così abbiamo aperto la via.
serve la chiave del mercato nero per entrare da lì e fregare a lui tutta la roba. Perfetto. Goditi l'aria. Io per primo non vendo squalo fermentato. Entra. Visto che mi hai trovato, farò affari con te. Ma certo, amico. Allora, equipaggiamento. Tac. Narcotizzanti, assolutamente. Non te ne pentirai. Ne ho 9, ne ho 4, non mi servono questi. A posto così, dai. Invece potenziamenti. Cosa ho per migliorare il tuo equipaggio? Precisione da balestra. Portata estesa. Velocità di ricarica. Poi va bene, le armi. Proiettile per pistola, munizioni per pistola rumorosa. Aggiungi un proiettile, non mi servono. Lenti potenziate con un secondo livello di ingrandimento addirittura. Slot per amuleti d'osso, ora non ne abbiamo così bisogno. Dardi per balestra, munizioni no. Hai un vantaggio quando incroci le spade, tendenzialmente preferirei evitarli se posso. Le mie strodenti funzionano una volta in più. Questo potrebbe essere comodo, effettivamente. Torna presto. Certo, se sarò ancora qui. Lasceremo che delle mosche del sangue ci fermino. Ci sto. Mi raccomando, nessun movimento brusco e alla larga dai nidi. Non siamo neanche sicuri che ci siano dei soldi. Sappiamo solo che ci sono dei morti e che il posto è infestato dalle mosche del sangue. Da lì. È l'entrata migliore per noi, ragazzi. Qui sbucheremo dall'altra parte del muro di luce. Se anche tu vuoi andartene da qui, questa è la nostra occasione. No, verremo punti a morte e ospiteremo altre mosche del sangue che uccideranno i prossimi idioti che tentano di passare. Karl. Non lottiamo tra di noi. Troveremo un altro modo per fare soldi e per oltrepassare il muro di luce. Libro. Anzi, ricette, sì. Ora. Là, quella tizia aveva un borsello. Il problema è che per raggiungerla non abbiamo i poteri. Che succede qui? Aio! Perché mi hai spinto? Che... Hey. Che vuoi? Amici cerconiani, pesce qui viene proprio ucciso. Ho il seguente annuncio da fare. Il problema delle mosche del sangue di quest'anno è il più grave della storia recente. Allora sì, filo di rame. Ogni tentativo di eseguire i riti funebri dell'abbazia dell'uomo si è spaventato. Ok, gioca come preferisci. Ti prego, non avevo scelta. Fregarmi? È troppo tardi, Rapollo. Sai che succede ora? No! Ups. È così che trattiamo le spie. Ricorda, se te lo chiedono, ci è passato attraverso. Gli hanno spinto nel muro di luce. Fermarlo. Allora, quello no. Attenzione. Quello lì però c'ha un borsello, ragazzi. Cosa... C'è un ladro, attenzione! No, non c'è alcun ladro. Controllo nelle vicinanze. Amici cerconiani, in assenza del seguente... Il ladro deve essere ancora in giro. Non c'è nessuno. Sa con che cosa ho a che fare. Vieni qua. Quello lassù ci ha notato, però si è messo di spalle. Perfetto. La punta a morte. Sfigurati. Nidi di mosche del sangue tutto intorno. Terribile. Allora, qua c'è qualcosa che possiamo prendere.
spaccando il vetro. Ok, territorio neutrale. Ossa. Meno male che non si sono accorti di lui. Ok. Cos'è stato? Vabbè, è andato. E va bene, al diavolo, forse. Lasciatelo andare. Forse. Forse, forse. Perfetto. Ok, così. Voi rimanete qua, eh. Qui non c'è nulla. Qui. Monete, 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 monete. Il muro di luce risale ai tempi della peste. E lì c'è il sistema per rimuoverlo. Però funziona a energia con le pale eoliche. Manutenzione del mulino. Ci fosse un modo. Ah, giusto. Non avendo modo di farlo, posso solo fare questo, suppongo. Tac. Sì, quasi. Vediamo un po' se posso potenziarmi in qualche maniera. Questi sono gli amuleti. Ne ho trovato qualcuno diverso? Posso anche crearli, ma mi servono le ossa, che ora non possiamo usare perché è inutile. I poteri non ce li abbiamo. Tata. Se non posso usare i poteri, non posso potenziarmi in alcun modo? Non da qui parrebbe. Dai, dai, ce la possiamo fare. Forse. Proviamoci. Sì. Perfetto. E così il muro di luce è spento. Possiamo passarci. Tra di voi come uno sciame purulento, divorando ogni cosa al loro particolare. Stiamo cercando dei manufatti eretici. Cosa? Qui? Senti, io devo solo... L'accesso a questa zona è interdetto per ordine dell'abbazia. Nessuno può entrare. Questo luogo è cambiato parecchio negli anni. E non in meglio. C'è qualcosa. Il nostro operato di rospo. Cava a fondo, fratello. Ricorda che i profani cercano di nascondersi. Ma state zitti. Qualcosa non va. Non si conosce. Perfetto. Lettera segreta. Bene così. Cerchiamo. Un tempo era una città fantastica prima che il duca iniziasse a soffocare. Quanto pare sì, qui stavano venerando l'esterno. Rosso le sue mura. Adesso sei qui e mi chiedo se le darai la spinta finale verso l'abisso o se la trarrai in salvo dal baratro. Abbiamo già visto città in rovina tu e io. Parassiti, sangue e tradimento.
Sta succedendo ancora. Spero tu sia all'altezza. Ok. Bene. Ok, c'è qualcosa qui che posso prendere. Libro. Ok. Anzi, note, lettera. Va bene. Piume. Niente. Sì, roba da mangiare, va bene. Ah, ecco. Un amuleto. Si può distruggere tutto, ragazzi. Beh, non proprio tutto. Una parte. Ok, qui niente. Vuoi un consiglio? Non bere dal canale. Qui che ci sarà? Un segreto. Probabilmente sì. C'era... deve esserci qualche segreto qua in giro, ragazzi. Tipo il canale qua giù, forse. Oh, boh, non lo so. Ah, forse si poteva fare il giro arrivando dal porto, certo. Ti copri il volto. Temi che qualcuno possa riconoscerti? Hanno fatti i miei perché. Qui devo fare il giro perché non ho poteri. No, non così tanto. Volevo salire su però. Riproviamoci. Cosa dice là? Ah sì, avamposto dei sacerdoti, giusto. Hopla! Bene, così. Ottimo. Se faccio il giro qua, cosa trovo? Ah, c'era un modo per prendere le spalle, probabilmente. Va bene. Bene così. Territorio neutrale. Ce la facciamo, secondo voi, ragazzi? Ci provo, eh? Sì, perfetto. Borseggiata. Quindi c'è un modo, comunque, visto? E poi so che qua su in cima, ragazzi, c'è un segreto. Ma mi chiedo se riusciamo a raggiungerlo senza i poteri. La vedo buia, eh. Ci possiamo provare. Finestra chiusa, aperta. Tu sta zitto. Moneta, moneta. C'è altro? Lettura. Cassaforte, buono. Rilascio dispensorio antincendio? Non l'ho capito. Tac. Va bene. Niente. Cesso. Qui è chiuso, qui è chiuso. Ma questo si era chiuso dall'interno praticamente. Poi vediamo un po' se ce la facciamo, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta incredibilmente comunque, ragazzi, dai.
Perfetto. Quello era il quadro del compianto tizio alto sacerdote. Diario di una strega. Monete. Bene, qualche piccolo segretuccio qua là. Siamo riusciti comunque a prenderlo anche senza avere le capacità, quelle tipiche, dateci dall'esterno. Si può fare comunque, come vedete, dai. Sono in gamba, eh. Perché ti copri la faccia? Hai attenzione. Che è stato? Sento esplodere qualcosa. Qui c'è qualcosa? Oh, ma guarda un po', sì. Niente, devo passare di qua per forza. Quindi, ragazzi, che facciamo? Passiamo all'interno? E poi chiudiamo? Direi che è la cosa migliore da fare. Monete, monete. Oppla. Bene. Un diario pure. Una banana. C'è altro? Un diario, una banana. Un portafoglio, anzi monete, sì. Alla fine sì, visto? Anche senza poteri siamo riusciti ad raggiungere questa zona. Ok. Soluzioni. Apriamo le finestre. Che male non fa. Avorio intagliato. Perfetto. Che cosa abbiamo? Dardi, soporiferi, perfetto. Dardi balestra del tutto normali. Forsello, lettera. Qui nulla? Si può aprire sotto? Sì. Non c'è nulla. Ok. Bene, ci siamo fatti un bel giro. E allora passiamo di qua, ragazzi. Ok, è infestato. Da giovane lanciavo sassi ai nemici come questo. Basta muoversi lentamente e mantenere le distanze. Facile. E che ci vuole? Preso, preso, preso. Canzoni. Soluzioni, ok. Registratore di cassa, c'è qualcosa? In cassa non c'è un cavolo, in cassa. Vini, bottiglie vuote, roba infiammabile c'è? Eccolo qua, per esempio questo è infiammabile. Perfetto, è andata benino, anche se ho mirato malissimo. Preso, preso. Monete. Qui roba infiammabile. Trasportiamo, trasportiamo roba. Questi non sono infiammabili però.
bruciato. Me l'ha fatto sprecare però, vero? Questo dovrebbe essere infiammabile. Sì, perfetto. Un altro infiammabile. Perfetto. E continuiamo. E vai così. Bene, dardi. Che roba è? Pere. Preso. Preso, preso. Amuleto, perfetto. Vediamo un attimo sti amuleti, se c'è qualcosa di nuovo. A volte i poteri non consumano, non mi interessa. La velocità di movimento in modalità furtiva leggermente superiore. Perfetto. Il raggio di dardo incendiario è leggermente superiore. No. Perfetto, così. E abbiamo bruciato tutto proprio. Pistole, pistole. Corpo senza vita, poveraccio. Ecciu! Ah, scusate. Qui c'è niente da prendere. Nulla. Dai, su, 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 prendiamo questo. Questo è meglio farli fuori così, infatti, vai. Perfetto. Fiume. Ok. Questo era infiammabile? Sì, era infiammabile. Ma a posto, ragazzi. Superato il muro. E c'erano altri modi, perché in realtà il muro era lì. Meglio evitarli. Vedi? L'abbiamo anche disattivato il muro, comunque, di già, quindi. Prude il naso. Devo concentrarmi sui miei doveri. Dimenticare quel bacio. Quel bacio. Invece ci stai pensando a quel bacio. Lì però c'è una finestra. Che c'è? Zitti, zitti, zitti. Preso. Quanto può essere difficile dare una pulita? Perché pago una squadra di servitori se non si va? Ok. Renderizzare, non ce n'è bisogno. Abbiamo disattivato. Distrugge tutto quello che abbiamo costruito. A volte hanno ancora addosso oggetti preziosi. Davvero? Non ci ho mai pensato. Quando il tenente ritorna, le chiedo se le servono un paio di volontari. Bene, così possiamo appartarci e magari cercare addirittura otturazioni. Per almeno un mese. Mio padre ha investito nella compagnia che ha acquistato l'elisir di Sokolov. Una mossa astuta. E vabbè, che vista! Ce la possiamo fare, ragazzi, forza.
proteggendovi dagli orrori dell'oblio e dal tocco corrotto delle stelle. Forza, 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 forza. Dobbiamo capire come muoverci. Sono preda della sua malia, così come dicono nei salotti e nei pub di tutto l'impero. Non dubitate. Là c'è una runa che non so come prendere, in realtà non me lo ricordo. Ma qui ce ne sono tante altre. Le fiamme lambiranno le mura della torre di Dunwall e alla fine di tutto l'abbazia dominerà sulle ceneri. Fermalo che lo becchiamo. Date ospitalità ai viandanti, amici. Evitate gli stranieri. Non permettete loro di mettere radici nella nostra comunità. Coloro che vagano non hanno famiglia né amici. Non serve fuggire. Zitti, zitti, zitti. Dove ti nascondi? Da nessuna parte. Me la devo svignare, ragazzi. Non hai via di scampo. Andate, andate, andata. Ok. Non puoi nasconderti per sempre. Vieni fuori, ovunque tu sia. Forse non per sempre, ma comunque abbastanza. Ma dov'è, dannazione? So che sei qui. Fatto. Qualcuno? Addormentato. C'è nessuno? Prendiamo il tetto. Se passiamo dal tetto ce la facciamo, ragazzi. Via, dannate mosche. Taccuino. Perfetto, mira di precisione, interessante questa. I tuoi dardi e breast infliggono danni leggermente superiori. No, i dardi non mi interessano perché preferisco un'altra tipologia di danni. Qui nulla. Ok. Pistola. Ok, ok, così. Devo trovare il modo di giungere lì, ragazzi. A volte mi domando se non sarebbe meglio costruire i carioni in ogni enclave. Qui in città, per esempio. Invece li costruiscono in altri luoghi a noi nascosti e poi li spediscono. Mi sembra pericoloso. Sarebbe peggio disperdere tra le isole la conoscenza e i materiali per costruirli. I metalli utilizzati sono... Addormentati. Le tecniche possono essere impiegate solo dai sacerdoti più fedeli e risolutivi. Avamposto dei sacerdoti. Rasenterebbero l'eresia. Credo tu abbia ragione. Tremo al pensiero di cosa potrebbero fare i cultisti con quei carion se riuscissero a piegarli al loro volere. Esatto, fratello. È molto meglio proteggere oggetti così potenti, assemblarli in segreto e inviarli in tutto l'impero, dove servono nella lotta contro il soprannaturale. Appena si smuovono... Merda, cos'era? Per le costrizioni! Cosa? Volevi, eh? Eppure ro... L'ho addormentato uno che avrei dovuto colpirlo e basta. Ecco fatto. Vice sacerdote Liam Byrne. Qui c'è. Vediamo. Tratto da uno scritto divulgativo sulle sette costrizioni. È importante. Le sette costrizioni, ragazzi, numericamente ci daranno un indizio. Per aprire la cassaforte, no? Questo non me l'aspettavo. Una trappolona. Eh?
Mi ha fatto male. Cos'è questo trattamento? Piro rinforzante. Ricordate sempre 7 costrizioni, in particolare carne impudica, lingua mendace, mente fallace. Carne, lingua, mente. Proviamo un po' a vedere. Testi e mappe. Conoscenza, forse. Le 7 costrizioni. Allora, carne, lingua e mente. Quindi carne 6, lingua 2, mente 7. 6, 2, 7. Proviamo? Il codice dovrebbe essere quello, ragazzi. Proviamo? 6, 2, 7. Vai! Tanto a loro non serviva. Ah, ah. Ok, antichi versi. Qui nulla. Qui soldi, niente. Mia madre era molto devota. Le costrizioni le davano conforto. Litania. Niente. Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Libro, perfetto. Qui è già aperto. O si scende o si sale. Di questo eretico è importante, anche se non comprendo appieno la situazione. Aspetteremo il vice sacerdote. Quando dovrebbe arrivare? Al momento è occupato. Manderà qualcuno. C'è corruzione qui. Il sacerdote Kindana. E ti chiama. Promesse di ricchezza e potere. Molte tentazioni. Per ora siamo al sicuro. Ma ricorda. Le costrizioni, eh? Libro. Qui niente. Vieni qui tu. Moneta. Se avessimo i poteri potevamo entrare con i topi. Dove terranno la chiave? Ce l'avrà qualcuno addosso per forza. Eccola qui la chiave, ce l'aveva lui. Nella stanza degli interrogatori, ragazzi, abbiamo quella che serve a noi. E sta per scaricarsi il cellulare completamente. Quindi tra poco non potrò vedere gli eventuali commenti. È Mindy Blanchard. Eccola là. Ecco, è il corpo che Mindy sta cercando. Quindi se salgo ulteriormente. Tetto? Sì, tetto. Ma lasciamo perdere il tetto allora. A meno che il tetto non sia il modo più facile per svignarsela. Preso. Preso. Appuntamento segreto. Bene, l'ho preso. Ora bisogna capire come filarcela.
Via. Siamo andati bene finora. Abbiamo fatto schifo poi. E qui. L'hai preso? Mettilo nel buco. Ma certo. Vai. Gliel'abbiamo fatta. Bel lavoro. Ecco a te. Avevi detto di conoscere un modo per raggiungere Attermire. Ho appena mandato uno dei miei a togliere la corrente alle rotaie delle carrozze. Quando sarà staccata, puoi camminare sulle rotaie per raggiungere il tuo obiettivo. Dall'altra parte c'è una stazione che ti porterà ad Attermire. D'accordo, allora questo è un addio. Adesso hai i soldi, smamma. Ma certo. Resta dalla parte degli urlanti, è un buon consiglio. Ci stiamo facendo strada, Karnaka. Prima o poi comanderemo noi. Gli urlanti, eh? Interessante. Là c'è una runa, ma qui non c'è niente. Ci si rivede prima o poi. Bene, ragazzi, possiamo andarcene da qui allora. Ed è il momento di staccare. Ti prego, non dirò a nessuno di averti visto. Ma va tranquilla. Ma che vuoi che succeda? E qui possiamo staccare, ragazzi. Il one shot per questa volta è finito. Non c'è neanche bisogno di salvare, a dire la verità. Tanto ricomincerò comunque da capo. Quindi esco dal gioco. Torna al desktop. Vai. Spero che, ragazzi, il video sia andato bene, veramente. Allora, ragazzi, io vi ringrazio tanto per aver seguito questa live. Come al solito vi ringrazio, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su se il video è piaciuto e volete vederne altri così. Iscrivetevi sia al nostro canale YouTube che al nostro canale Twitch. Uno per seguire tutti i nostri video che carichiamo sul canale, comprese anche le live che da Twitch vengono ricaricate su YouTube. Trovate un video in anteprima sempre, ogni martedì, giovedì e sabato pomeriggio, a partire dalle 15, ragazzi, o dalle 14. Soprattutto il fine settimana è possibile dalle 14. Mentre le live sul canale Viola sono, diciamo, ufficialmente martedì, giovedì e sabato pomeriggio più o meno a partire dalle 16, ma possono esserci molte altre live in altre giornate e in orari diversi in generale. Per questo vi invito sempre a visionare la sezione programmazione e informazioni di Twitch, dove trovate una lista aggiornata con gli orari, date e cosa vi porta in live. Ancora una volta vi ringrazio, vi saluto e alla prossima.